Buongiorno a tutti, mi chiamo Acciari Daniele, sono un giocatore di flipper ormai da 7-8 anni. Ho 31 anni, però a flipper giocavo già da quando ero ragazzino, la mia passione è nata lì. Poi successivamente i flipper sono spariti all'età di 12 anni e poi ho riscoperto i tornei all'estero quando avevo 23 anni ed oggi con IFPA Italia e in collaborazione anche col Casino di San Vincent stiamo cercando di riportare il flipper in Italia, che ormai è andato in estinzione ma adesso sta riprendendo molto bene. Siamo qui al Casino, abbiamo cercato di collegare il torneo di flipper con il poker. Ho conosciuto anche giocatori di spicco come Luca Pagano, che è una persona molto per bene, molto umile soprattutto, e questo serve molto nei giochi e serve sia nel flipper sia nel poker, penso, perché ti consente di conoscere tutti i livelli di gioco, a livello professionistico, a livello e anche a livello amatoriale. Avendo umiltà non c'è separazione tra i due ambienti, cosa che noto nelle persone che non sono utili, parlano soltanto con personaggi di grande livello, non conoscendo il livello amatoriale. Secondo me è una cosa molto grave, perché se una persona deve diffondere il gioco, la sua passione, non considerando il livello amatoriale, si perde questa cosa, non si svilupperà mai. Come giocatore di flipper mi sono reso conto che ormai a livello mondiale sono un personaggio di spicco, perché ho vinto 4 mondiali, e tra i quali 2 consecutivi l'anno scorso e quest'anno. Ho preso il trofeo a Pittsburgh nel mese di maggio. E come giocatore però, cioè, non voglio soltanto fare il giocatore, sto cercando di riportare il flipper in Italia e sto cercando anche collaborazioni in varie parti del territorio e sviluppando, tenendo in considerazione grandi nomi, ecco, come il Casino di San Vincent, che ci hanno dato la loro collaborazione, e sto avviando anche dei progetti come hanno fatto in America. Ad esempio, voglio portare il flipper nelle scuole, vorrei allestire un museo del flipper voglio iniziare dal mio paese, dove metterò all'interno dei flipper vecchi, flipper nuovi, e parlerò della storia del flipper, dello sviluppo del flipper, come è nato, come si è evoluto, il passaggio dal flipper da illegale come gioco d'azzardo al passaggio legale, che è molto simbolica come cosa. E alla fine vorrei portare delle classi a fare delle piccole gite di una giornata, dove nella mattinata c'è la spiegazione della storia del flipper e quant'altro, pausa pranzo, e successivamente nel pomeriggio relax, quindi portare i bambini a conoscere veramente la macchina, quindi a giocarla, magari passando tra di loro e dando consigli su come giocare. E questo, facendolo su più classi e coltivando la passione dei bambini, secondo me potrà avere un ottimo sviluppo in futuro, come lo sta avendo in America. Un saluto a tutti gli spettatori di San Vincent TV e spero di rivedervi presto. Alla prossima!